riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti. Nome, cognome, anni e professione. Sono Anna Bosia, ho 55 anni, sono impiegata nella società Gaia Spa che gestisce lo smaltimento dei rifiuti della provincia di Asti e io sono addetta alla gestione di tutti gli impianti. Fabrizio Brignolo, 43 anni, avvocato. Mi chiamo Campaner Massimo, sono della classe 60, lavoro, sono un dipendente della Nova Coop a livello di commercio. Alberto Pasta, 52 anni, sposato con una figlia, avvocato, libero professionista, penalista. Partito di riferimento? Non ho un partito di riferimento, io rappresento una lista civica che si chiama Uniti per Asti, nella continuità del lavoro che ho fatto nella lista Uniti per le frazioni, perché io abito in frazione, per cui io rappresento la società civile. Partito Democratico? Oggi come oggi milito in SER, Sinistra Ecologia e Libertà. I cittadini di Asti e l'Italia dei Valori. Qual è il percorso che l'ha portata alle primarie? Ho deciso di candidarmi alle primarie perché ho lavorato 5 anni in una lista civica, appunto, che è Uniti per le Frazioni, 5 anni in consiglio comunale, ho fatto opposizione alla giunta Galvagno, ho maturato la conoscenza delle attività amministrative, non solo più come dipendente, che io ho lavorato molto in azienda pubblica e in ente pubblico, ma anche come politica, e quindi mi sembrava giusto non sprecare l'esperienza maturata. Il Partito Democratico ha scelto come proprio candidato sindaco il sottoscritto, poi ha fatto una coalizione con gli altri partiti, ciascun partito ha messo il proprio rappresentante, i cittadini sceglieranno qual è il migliore. Allora, il mio percorso che mi ha portato alle primarie, io ho iniziato fin da ragazzo, nei tempi della FIGC, iscritto alla FIGC, della CGL, ho militato nel Partito Comunista Italiano, dopodiché la mia storia, nella grande scissione del Partito Comunista Italiano, io ho militato in Rifondazione Comunista, poi al PDC ed oggi in SEL e ne vado molto fiero. Beh, è stato constatare come sia necessario in questa città veramente cambiare rotta, e per cambiare rotta non bisogna far finta di cambiare, ma cambiare davvero. Perché si candida a sindaco della città di Asti? Mi candido a sindaco perché sono una donna e mi rivolgo innanzitutto alle donne, e perché io so che le donne sono concrete, determinate, organizzate, più degli uomini, dovendo affrontare normalmente il lavoro di casa, il lavoro di famiglia, il lavoro di mamme di famiglia. Per trasformare la mia città, avere un futuro migliore per me e i miei figli. Allora, io mi candido a sindaco d'Asti per un semplice motivo. Mi ritengo una persona che conosco da vicino le problematiche di tante famiglie astigiane. Io ne faccio parte perché comunque so benissimo che non ci si arriva più, non più alla fine del mese, ma al quindicesimo giorno del mese. Abbiamo dei seri problemi e perciò penso di poter rappresentare meglio di altri. Mi candido a sindaco perché voglio rappresentare tutti quei cittadini onesti della nostra città che hanno visto in questi 5 anni un'amministrazione di centrodestra promuovere le clientele, i nani, le ballerine, sbagliare gli investimenti, sprecare i soldi. Tutto questo non deve più succedere. Qual è la prima cosa che farebbe qualora fosse nominato sindaco di Asti? La cosa più urgente è mettere in piedi delle iniziative rivolte al mondo del lavoro e per chi è rimasto senza casa a causa degli sfratti per morosità incolpevole. Non dormirei e lavorerei giorno e notte per cercare di procurare lavoro a questa città. La prima cosa che farei è prima di tutto guardare cosa troviamo, perché nessuno può avere la bacchetta magica a sapere cosa è rimasto, anche se oggi viene detto che ci sono dei soldi da investire. Io mi auguro che sia così, non vado a sindacare questo. Vorrei comunque mantenere tutto ciò che si ha, la prima cosa, senza fare promesse, perché come ho detto in un'intervista passata, non voglio fare gli incantatori di serpenti, perché coloro che prendevano in giro i tempi non mi sono mai piaciuti, quindi tutto quello che si può fare in più sarò rocolato,
però stando molto coi piedi per terra. Per prima cosa eliminerei tutti gli sprechi e tutte le clientele esistenti all'interno del comune di Asti, proprio per mettere a disposizione le risorse necessarie per fare invece le cose importanti. E la smetterei di andare a rivoltare il porfido nel centro della città quando le periferie sono assolutamente abbandonate. Quale iniziativa politica ritiene possa essere importante per il bene della città? Migliorare l'erogazione dei servizi. Erogare i servizi, specialmente i servizi alla famiglia, è il compito uno per un'amministrazione comunale. Quindi rimettere in piedi gli asili nido che sono stati ridotti ai minimi termini, migliorare i servizi sociali sotto tutti gli aspetti al quale sono state tagliate le risorse, sia comunali, sia i trasferimenti che dovevano arrivare da Regione Stato, rimettere in piedi i servizi fondamentali per la città come i trasporti. Dotare il territorio di un piano strategico per lo sviluppo economico basato sulla ricerca, l'innovazione, la formazione e la scuola. La seconda cosa, la seconda gamba del ragionamento è che si cresce solo se si cresce tutti insieme e quindi grande attenzione perché nessuno rimanga escluso e ci sia attenzione alle problematiche sociali. L'ultima cosa, noi abbiamo un patrimonio, un ambiente, un paesaggio, un patrimonio artistico e culturale unico al mondo, dobbiamo lasciare ai nostri figli questo patrimonio in condizioni migliori di quelle in cui lo abbiamo ereditato dai nostri genitori. Ma la cosa più importante per un'amministrazione astigiana è il sociale. Io mi sto spendendo, io e i miei colleghi, per il sociale, asili nido, scuole, sanità, palestre, sport. È la cosa basilare per una vita dignitosa di ognuno di noi. Io credo che in un momento di crisi come questo, in cui sempre più persone, sempre più cittadini della nostra città soffrono, la cosa più importante per il comune sia attuare veramente un principio di solidarietà, per cui nella crisi ci dobbiamo stringere e aiutare chi è più debole. Quante persone crede andranno a votare per le primarie? Spero il più possibile, almeno 5.000. Non ho la più pallida idea, sarà una sorpresa. Io non ho la bacchetta magica, io mi auguro tanti. Sono convinto di fare un buon risultato. Io penso realisticamente che andranno a votare 2.500 persone. Quale pensa possa essere la sua percentuale di consensi? La più alta per vincere. Non ho la più pallida idea. Un 25%, facciamo anche 30%, voglio esagerare. Un voto in più di tutti gli altri candidati che mi consentirà di vincere le primarie. In caso di secondo turno, pensa possa essere allargata la coalizione e a chi? Guardi, è noto il mio pensiero su questa questione della coalizione. Io avrei voluto che la coalizione fosse già partita più larga con le forze di sinistra, ma non perché per mettere insieme un simbolo in più, perché io guardo ai programmi e guardo alle cose che si possono fare insieme, le cose buone che si possono fare insieme per la città di Asti. Io non rappresento un partito, sono fuori dai partiti, poco mi interessano i simboli. Mi interessano i programmi, mi interessano fare le cose buone insieme per la città e quindi io auspico, che visto e considerata che comunque mi sono rimessa la maggioranza della coalizione su questa decisione perché voglio fare le cose insieme, io mi auguro che in secondo turno ci sia un'apertura certamente anche alla sinistra. Sindaco deve essere sindaco di tutti i cittadini, quindi sicuramente quando sarà candidato per il secondo turno dovrà parlare a tutti i cittadini di Asti indipendentemente dal loro colore politico. Certo, perché no? Noi non abbiamo mai imposto alcun veto a nessuno. Diciamo che c'è stato un periodo in cui ognuno ha tirato fuori la propria sciabola, se ne dicono di tante, di tutti i colori. Questo secondo me è un errore, perché comunque l'unità si è sempre saputo, si porta comunque ad avere, a raggiungere l'obiettivo. Cioè, da parte mia sono convinto che si potrà fare un ragionamento, allargare comunque queste vedute. Non vedo nulla di male, anzi, tutt'altro. Intanto io penso che la coalizione è e sarà la coalizione del centro-sinistra e non ci sarà bisogno di un secondo turno perché vinceremo il primo turno. Riflesso,
strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti.